Come puoi evitare di perdere i requisiti prima casa quando devi fare la dichiarazione di successione? Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Oggi ho un consiglio prezioso da darti che ti fa risparmiare davvero tanti soldi se ti trovi nelle condizioni di dover presentare la dichiarazione di successione. Se presenti la successione in ritardo, cioè fai trascorrere più di 12 mesi, e hai calcolato le tasse di successione con i benefici prima casa, l'agenzia delle entrate ti presenterà un conto salatissimo. Purtroppo è così. Non accogli la richiesta per lo sconto sulle imposte per prima casa e le calcola come seconda casa. Te lo posso raccontare perché è successo a una persona che ha presentato successione dopo 12 mesi dalla morte del marito. E nonostante avesse tutti i presupposti per le agevolazioni, l'agenzia delle entrate gli ha preteso la differenza subito. Da 1000 euro pagate con l'FMD3, gliene chiede dopo una settimana ben 2900 euro in più. Tantissimo, soprattutto quando non te lo aspetti. Purtroppo già due sentenze della Cassazione danno ragione all'agenzia delle entrate ed è inutile fare ricorso. Ti metto nei commenti la sentenza, che a leggerla per me è stato come risolvere un cubo di Rubik. Alla povera signora nessuno gli aveva riferito di questa importante novità. Ho dovuto chiedere a ben tre notai per averne conferma, perché non tutti sapevano di questo recente provvedimento. Quindi, per non perdere le agevolazioni prima casa, devi presentare la successione entro i 12 mesi. Se pensi che questo video può essere utile a qualcuno che conosci, condividilo. E ricorda, per non perdere altri consigli, iscriviti al mio canale YouTube. Se hai delle domande, scrivimi oppure vieni a trovare in agenzia. Ciao!